Terza sconfitta consecutiva per il Fano e ora è davvero crisi, nonostante i tifosi a fine partita abbiano incoraggiato lo stesso la squadra granata. Due punizioni a segno, una per tempo e il notaresco passa allo stadio Mancini. La prima azione pericolosa è per il San Nicolò, incursione di Valenti dalla destra, blocca Tolomeo, preferito a Stafestas tra i pali dell'Alma. Al sesto si fa vedere il Fano, Zanolla crossa dalla sinistra, Sciba la prende. Due minuti più tardi il gol del notaresco, con la punizione di Maio all'incrocio dei pali, il portiere granata non ci può arrivare. Lo stadio Mancini reclama tre rigori in tre azioni nel giro di 5 minuti, prima per un fallo su Casolla, poi su Russo e infine per un atterramento di Tortori, ma l'arbitro Davide Albani non è dello stesso avviso. Si continua, tiro di Valenti, alto sopra la traversa. Al 25esimo il gol del Fano per il pareggio, movimento di Russo che tira, la palla arriva a Fontana che la infila nel sacco. Al 31esimo azione pericolosa ancora per il Granata, Russo entra e serve Zanolla, palla in angolo. Secondo tempo, al 7esimo ci provano i Granata a passare in vantaggio. Tiro di Antezza, alto sopra la traversa. Al 9 ancora Fano, Fontana dal limite, palla lato. Sugli sviluppi di una punizione per un fallo di Russo, che viene ammonito, arriva il gol del notaresco al 57esimo con una punizione di Valenti. Successivamente, Fontana per il Fano si fa vedere dalle parti di Sciba. Il tiro è alto. Inizia la girandola dei cambi. Fuori Fontana e Manè per il Granata, entrano Zanni e Broso. Per il San Nicolò escono Pampano e Pesce. In campo Blando e Marchionni. Ci si avvicina al 45esimo. Colpo di testa del capitano Abel Gigli, niente da fare. Ci sono 4 minuti di recupero, un'ultima occasione dei padroni di casa per provare a pareggiare il risultato, con una bella giocata di Serges, subentrato dalla panchina. La palla svanisce a lato. Finisce così, Fano in silenzio stampa e ora mister Carmelo Gioffrè è a rischio esonero. Sì, per il risultato sicuramente, ma ero già contento di tornare, perché già ho fatto un'intervista in settimana. Ancora non ingoio il boccone amaro che nell'anno che sono stato qua, perché sono stato benissimo e quindi mi sento quasi in debito tra virgolette, perché sono andato via e gli volevo regalare la salvezza ai tifosi. Li ringrazio oggi dell'accoglienza che mi hanno dato, veramente mi hanno fatto anche un po' emozionare, perché vuol dire che stimano molto l'uomo e poi anche l'allenatore che fa piacere, però per questo oggi mi sono rimasto anche sorpreso e sono contento e li ringrazio. Partita, grande partita contro due grandi squadre, secondo me è stata una bella partita. Noi il primo tempo abbiamo avuto occasioni, anche loro, abbiamo sofferto un pochettino nell'uno contro uno, lavoravamo un po' male in mezzo al campo, facciamo ricevere troppo spesso la palla libera al loro tre quarti e siamo andati un po' in difficoltà nell'uno contro uno. Poi nel secondo tempo credo che abbiamo fatto meglio, non gli abbiamo tolto questa giocata e alla fine credo che abbiamo vinto con merito, perché abbiamo avuto anche altre occasioni, anche se c'è da dire che abbiamo incontrato, ripeto, una grande squadra, una squadra forte che gli auguro tutto il bene del mondo. Tre partite in casa ne abbiamo perse due, ma due non giocandole. Oggi abbiamo fatto una grande partita come abbiamo fatto altre fuori casa, una vittoria importante secondo me contro una squadra, ripeto, forte, quindi da questa vittoria adesso ci dobbiamo costruire sopra il castelletto per tutto il campionato, perché oggi ho visto anche cose sotto l'aspetto motivazionale molto importanti, perché se non facevi quel tipo di partita oggi qui non portavi a casa il risultato.